Ma manda solo me così? Cosa, dove devo andare io? Cosa devo fare? Aiutatemi, per favore, aiutatemi. Oh, sto finendo nel lago. Ragazzi, siamo rimasti da soli con una pala in Sei mano sicuro di essere forte a e battere la la dissonanza? signora Gotel in campo. Cioè, c'è solamente lei. Qualche coniglio, qualche criceto. Il nostro draghetto è l'unico che resta con noi. Se vogliamo andare a vendere della roba, non possiamo vendere nulla. Se vogliamo andare a costruire qualcosa, facciamo poco e niente. Pescare, dobbiamo pescare da soli, tutto quanto da soli. Questo è l'inizio di una tragica puntata che non so dove mi porterà. Allora, torniamo seri e allegri. E dunque, ho mollato della roba in giro, logicamente, perché non avevo spazio. Dobbiamo raggiungere Ursula nella grotta, nella prima grotta dove l'abbiamo trovata, perché dobbiamo. Eh sì, ho sbagliato strada, va bene. Dobbiamo assolutamente mettere fine a sta maledizione che ha chiuso tutti quanti dentro le loro case. Se vi siete persi tutti i passaggi che ci sono stati prima, li trovate sul canale Viola in live. Li ho fatti perché appunto io non riesco a fermarmi e perché siccome voglio condividere tutto quanto con voi, ho portato tutto quanto in live così. Dunque, la prima grotta dove l'abbiamo trovata era qua dietro, se non erro, giusto? C'è da scavare, ma voglio che questa nebbia, questo verde, se ne vada, assolutamente. Entriamo. Andiamo da Ursula. E speriamo che Sei abbia. uno spettacolo per gli occhi. Ecco La tua dove immaginazione è erano una loro magia tre. molto potente. Ok. Salvatemi, ti prego, Ah, salvatemi. eccoti qui. Eccoti qua finalmente. La maledizione. Diamoglieli. Il ragazzo ha accettato. Sei una persona persuasiva. Sono quasi impressionata. Ora c'è solo un altro sacrificio da compiere, il tuo. Mi serve la tua magia. È un trucco. Un trucco? Non essere ridicola. Ho piani più grandi per te che cercare di sgraffignare la tua magia. Se vuoi dare la colpa a qualcuno, dalla alla signora Gotel. Ha cercato lei questa maledizione. Ci affliggerà per sempre se non la fermiamo. Ora che ho tutti gli ingredienti, posso creare, la mia magia. Allora, parentesi. Abbiamo con noi Paperino, Christophe, Maui, Vaiana, Remy, vabbè, zio Paperone, Merlino, Topolino ce li abbiamo. Ci mancano abbiamo Ursula e Ariel, e ci mancano il principe Eric, Anna e Elsa e Minnie, con la quale abbiamo parlato e quindi adesso la vediamo girovagare un po' dappertutto, però non l'abbiamo ancora trovata in carne e ossa. E quindi siamo messi così. Di missioni ne abbiamo svolte varie. Abbiamo creato appunto tantissime cose, risistemato la barca di Paperino, eccetera, eccetera. Mi mancano quasi tutti gli upgrade di tante cose. E sbloccato la radura della fiducia e come si chiama? Quella su in alto dove abbiamo trovato Paperino, che non mi viene il nome, dopo ve lo dico. Ora che ho tutti gli ingredienti posso creare la mia magia. Raggiungi il qui e là, recupera la sfera della fiducia e annienta la maledizione. Appunto per la signora Gotel che ha mandato lassù la sfera della fiducia. E non perdere tempo, tesorino, il nostro destino è nelle tue mani. Mamanda. Solo me così? Cosa, dove devo andare io? Cosa devo fare? Aiutatemi, per favore, aiutatemi. No, aspettate un attimo. Recupera la sfera della fiducia dall'isola galleggiante, quindi quella che ha detto lassù. Dobbiamo uscire e girovagare così? Ho tanta paura. Aiuto, poi dopo è buio, si vede tutto malissimo. Abbiamo tutti i nostri attrezzi, tutto quanto. Il pozzo lo possiamo usare? Che paura. Noi dobbiamo andare qua.
Wow. Scendere di qua. Là, là, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo. Oh, sto finendo nel lago. No, non la vedevo. Prendiamola. Sto per starnutire, fantastico. Io e la mia allergia. Stavo per prendere la gemma. No, no, dobbiamo rimettere la fiducia nella sfera della fiducia nel pilastro. Che cosa sto facendo? Ok, controlla. Trasferisci. Ci vuole uno screen. Ce l'abbiamo fatta! Che caldo. Ah, mi sento molto 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 sollevata. Pensavo ci potesse volere molto 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 di più. Wow. Veramente wow. Allora. Dunque, quindi siamo a buon punto, direi. Ok, ora nelle missioni cosa dobbiamo fare? Parla con la signora Gotel. Ok, dove sta la signora Gotel? Ah, sta qua la signora Gotel. Quindi dobbiamo tornare giù. È tutto molto uguale in questo, nella radura della fiducia, e quindi non so perché mi perdo, ma anche su, Poi forse perché ci ho girato molto, molto meno dove sto andando. Molto, molto meno. Se qualcuno è riuscito a sbloccare tutti questi benedetti funghi e a capire appunto come si passa da una parte all'altra, me lo faccia sapere per favore nei commenti, ci tengo. E piuttosto, se siete nuovi, appunto, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti. Tanto penso che a voi non costi niente e serve a supportare appunto il canale. E a me fa solo che piacere sapere che appunto vi piacciono i contenuti e vi divertite. Perché appunto io con questo contenuto mi sto divertendo veramente, veramente tanto. No, non volevo prendere il fiore. Oh, Parla. ciao, caro. Ancora una volta, sei riuscita a risolvere il problema, come sempre. Non mi conosci neanche. Già sono la migliore. Mi stai osservando? Santi lumi, pensavo che stessi fingendo, ma davvero non ricordi, è così? Allora lascia che io sia la prima a riaccoglierti nella valle che un tempo era casa tua. Quando ero piccola, tu sei la nostra sovrana maestà. Eh? Maestà? Proprio così. Sei sempre stata la legittima sovrana di questa valle. Tanto tempo fa regnavi su queste terre, in un paese lontano, lontano, sì, va bene. Era un regno prospero, direi, e avevi un'assurda quantità di amici. Poi però hai iniziato a cambiare e un giorno, puff, sei sparita senza lasciare traccia. Non so i funghi che si trovano in questa, appunto, zona che effetto facciano, vabbè, ma lasciamo perdere. Mentre non c'eri, qualcosa di malvagio ha iniziato a crescere e crescere fino a provocare l'oblio. Se vuoi mettere fine all'oblio, dovrai trovare un modo per raggiungerlo ed estirparlo. Continua a esplorare queste terre, maestà. Forse troverai anche qualcuno che ti aiuti. Cos'è questa collana reale? Ricerca di cibo, mettiamo anche con lei. O coltivare. No, ricerca di cibo. Continua. Mi faresti un favore, mio caro? Collana con torre d'oro. Cioè, notate come mi sono vestita. Ok, abbiamo ricostruisci la valle, spiaggia brillante. Ecco il fattorino del villaggio. Dimmi che hai tempo ad ottenere, di ottenere un manufatto per me. Ho un disperato bisogno d'aiuto. Di cosa hai bisogno? Quel commerciante con le piume, Paperone, credo, ha una pergamena magica, la pergamena del sole. Non porta nessuna ricchezza, quindi per lui è inutile. Porta la pietra del sole, però, un manufatto magico che ci aiuterà a risanare il salice gigante nella radura.
Inoltre c'è un piccolo insignificante effetto collaterale che mi manterrà giovane per sempre. La cosa importante però è che ne beneficeremo tutti. Senti, dubito che il commerciante sappia persino a cosa serva la pergamena del sole, quindi saresti così cara da andare a prenderla per me, cioè gliela devo praticamente rubare? Paperone ha consentito a dartela? Non esattamente, ma la cosa può essere già sistemata facilmente. Lo spieremo, scopriremo dove ha nascosto la pergamena del sole e poi la prenderemo per me. Noi. Sì. Credo che parlerò direttamente con Paperone. Ah, avrei voluto sapere che non saresti stata in grado di svolgere un compito così semplice. Bene, allora vai, forse Paperone farà un affare con te. Basta che mi porti quella pergamena, non importa come. Bene, ora saprai. Sì, va bene. Ok, devo andare. Ah, che stress. Allora, ne abbiamo milioni da fare, per l'appunto. Poi, abbiamo 9.990 Dreamlight. Ok. Io andrei a vedere due cose. Due giuste cosucce. Dobbiamo comprare della lattuga. Assolutamente. Pippo! Amore mio. Comprare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Ok, dobbiamo upgradare il giardino di Wally. Controlla. Ciao. Quindi, vorresti investire ancora nel giardino di Wally? Beh, se lo fai avresti più spazio per il giardinaggio e dedicarti ci sarà meno faticoso, infatti. Miglioriamo il giardino di... sì, mille, certo. Santi numi. Grazie. Fantastico. Ehi, da questa parte. Ciao. Salve. Guardate quante ne abbiamo con lui. Il mio regno per una pergamena. Ricostruisci la valle spiaggia brillante. Ricostruisci la valle foresta del valore. Ricostruisci la valle radura della fiducia. Lascerei il mio regno per una pergamena un attimo da parte. Ne abbiamo già mille su mille da fare. Vediamo qui che combina Wally. Possiamo piantare noi qua? Scusate. Allora, qua intanto scaviamo. Suppongo che tutti ti abbiano detto che sono io la cattiva. No, nessuno me l'ha detto. Voglio solo che stai zitta. Devo andare a vendere i piatti. Perché adesso vi faccio vedere i compiti giornalieri. Vendere. Dobbiamo vendere. I pesci, ok, i due panini che ho fatto, ok, la Macedonia, pesce, panino, sta zuppa, sta insalata. Intanto vendiamo questi, poi dobbiamo vendere questa Macedonia, questi tre pesci, ok. Dunque, vediamo un attimo. Allora, nell'evento quello che ci chiede è del Pixar Fest. Raccogliere della lattuga 150 pezzi, ne abbiamo solo 13. Poi, dai il tuo regalo preferito, cucina la spigola fritta in padella con verdure, vendi dei fiori. Nelle Dreamlight giornaliere invece abbiamo vendi due pietanze, e l'abbiamo fatto. Poi c'è villaggio, vabbè, migliora il giardino di Wally, ok. Compiti della Dreamlight, pianta 5 ortaggi, prepara una pietanza a una stella, prendi tre frutti di mare, secondo me sono le... ok, le capesante, eccetera. Io non so, c'è chi di voi sicuramente ama di più sbloccare i personaggi, chi di più sbloccare i vari tratti, i vari posti dello scenario, eccetera. Io ad esempio, qui dallo chef Remy... Ciao! Non ci sono praticamente mai stata. E anche qui, vabbè, la solita storia. 10.000. Va bene, lo faremo. Tanto ho tantissimissima roba da vendere. Ok. Ciao. Ciao. Ho qualcosa da darti. Ah, guarda che gli piace a lui. Diamo un fiore. Bene. Allora, grazie. Figurati. E siamo a livello 17 però, eh.
Ok, abbiamo una nuova porta celestiale che mi piace sicuramente molto di più. Guardate, cioè, casa nostra è quella che fa più schifo di tutti. Cuciniamo una pietanza a una stella. Guardate che bello il mio casa mia. Sa proprio del mio classico disordine. Y. Prepariamo i cracker. Riempimento automatico. Oh, questa non l'avevo mai vista. Perfetto, altra Dreamlight. Ora la andiamo a vendere. E ci intaschiamo un po' di quelle gemme, di tutte le gemme che abbiamo, perché ne abbiamo veramente, veramente tante. Ovviamente adesso qui sto giocando di sera, quindi automaticamente è notte. Domani cercherò di fare live di giorno. Qui cos'è che abbiamo intanto? Uno, dividi. Trasferisci. Ok, queste le possiamo vendere senza problemi. Prendi e regaliamoglielo. Sbadiglio. Di solito a quest'ora sono già a letto. Ho qualcosa da darti. Dov'è il fiore che avevo raccolto qua? Ok. Acci picchia, grazie. E comincia a piovere. Ok, la ricerca di cibo sale. E mi piace lo zaino. Parla. Andiamo a vedere casa tua. No, vabbè, l'abbiamo già fatto. Scusa, ma ora non posso. La chiacchierata con lui non possiamo farla. Pippo. Andiamo giù, che vediamo di trovare i frutti di mare. E vendere dei pesci alla bancarella dei minerali. Perfetto, grazie mille, Vaiana. Qua ce n'erano, mi sa. Uno. Non vedo l'ora di riuscire ad upgradare il piccone, perché sinceramente non immagino che cosa ci combinerò col piccone upgradato. Le farò tutte. Sono questi i frutti di mare che intende? Non lo so, adesso vediamo. Perfetto. Non lo so, adesso controllo. Intanto vendo. Vendere. Non so quanti ne dobbiamo vendere, ma li vendiamo tutti e tre. E anche tutti e tre questi. Guardate come ci rifacciamo in fretta. Allora, vediamo un po' con i frutti di mare come siamo messi. Arrivederci. Vendi un minerale, ok, ne abbiamo venduti 6. B. Dunque. Vendi un minerale. Porta 2 regali. Prepara una pietanza alla stella. Con una stella. Ah, dobbiamo prendere proprio calamari e tutto. Facciamo qualcosa insieme, Pippo. Arrivederci. Vieni. Dai, ho bisogno di te per pescare. Faccio vedere giusto come sono diventata brava a pescare. Abbiamo il livello 10 con Pippo. Il cappello uguale al suo, no, mi piace troppo. Va bene, Pippo, te lo vengo a rivendere, tanto chi se ne importa. Come va? Vendere. Sì, ti voglio vendere questi due. E anche questi. Arrivederci. E facciamo insieme qualcosa dopo. Perfetto, mettiamo via la canna da pesca. E poi. Sono qui che sto bramando dall'idea di cosa sblocco, cosa non sblocco.
Se avete preferenze, cose che avete già fatto, non avete fatto, vi piacerebbe vedere prima, non lo so. Ditemi voi, per favore. Se appunto ci sono queste preferenze, scrivetemelo nei commenti. Ve lo chiedo perché anch'io faccio fatica a sapermi muovere e come ho detto precedentemente, è molto possibile che decida di terminare questo, semmai. Oh, quante. Difficili da raccogliere. Difficili. Dicevo, finire questo gioco, cioè finire nel senso terminarlo e poi ricominciarlo da capo con l'idea di fare le cose semplicemente in maniera diversa. Questo è disponibile. Ancora. Bravo. C'è questo da sbloccare. Perché appunto mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Veramente tanto. Altro pezzo del ricordo di Rapunzel. Ok. Wally, sei tornato fuori anche tu. Eravate tutti chiusi in casa. Ci avevo una gran paura. Questo qua è il castello di Ariel. Ursula è là che si gode l'acqua. Ok, ragazzi, andiamo un attimo nella mappa. Dunque, abbiamo la foresta del valore sbloccata. Possiamo andare a sbloccare o le cime gelate o l'altopiano soleggiato. Non lo so cosa sbloccare prima, o le terre dimenticate. Andiamo a vedere quanto ci costa l'altopiano soleggiato. No, erano le cime gelate, scusate, non l'altopiano soleggiato. Ah, no, aspettate, aspettate, mi sbaglio. No, non mi sbaglio. È corretta la mia idea, credo. Adesso controlliamo. Cosa ci fa sto coso mollato qua? Di qua sono le cime gelate. E costano 10.000. Ne abbiamo solo 11.000. Allora, io direi che sia meglio sbloccare prima questo. Non credo che tu abbia ancora visitato le cime gelate. È un bioma della valle che purtroppo è bloccato dalle spine della notte. Quando l'avrai eliminato, visitalo. Andiamo alle cime gelate. Ci restano 1750 Dreamlight. Quindi domani in live Vengo via con te ora, c'è dobbiamo molto da farne fare, tante, molto da tante, fare. tante. E penso che comincerò già da stasera tra la pulizia e tutto quanto, perché appunto è noiosa di sicuro. Dunque, ciao amica mia. Hai una domanda? Conosci la differenza tra magia bianca e magia oscura? Una è buona e una è cattiva, giusto? Sì. Così comprendi già la natura della magia? Molto bene. Ora dimmi, quale ti attira di più, la magia bianca o quella oscura? Entrambe. Una risposta saggia. L'equilibrio è difficile, ma importante. Nemmeno io avrei saputo fare di meglio. Oh, andiamo già avanti con le Dreamlight. Vieni, dobbiamo compiere il nostro destino. Ho qualcosa da darti? A lui cosa? A lui piace la boccetta. Le caramelle e la campanella blu. Cane in sottofondo. Adesso sistemo il cane. Comunque abbiamo la boccetta a casa da potergli regalare, nel caso. Ci proverò. Io direi che facciamo qualcosa insieme, così aumentiamo il livello di amicizia e nel frattempo tanto si va un po' a dare un occhio a queste cime gelate. Splendida idea, sarà una buona occasione per approfondire le nostre conoscenze. Bene, Infatti è per questo che andiamocene lo ora. faccio. Qui tanto ricominciamo a rimuovere. Appunto.
Allora, monete, 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 ci servono le monete. Sì, 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 sì. Moneta, 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 mi sento Super Mario. Oh, moneta, 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 moneta. Ce ne sono altre? No, peccato. Dunque, scusate, ho finito di essere Mario. Torniamo a noi. Quindi, questo mi sembra un gran bel posto. Non abbiamo spazio nell'inventario. Che due scatole. E da qui, appunto, il pozzo andrà sbloccato, perché sennò è lunga. Vediamo un attimo cosa c'è dentro il baule. Moneta. In ogni modo, io penso che ho sbloccato prima questo di punto, perché ritengo che se vogliamo portare Elsa e Anna, per l'appunto, sarà qua che dovranno stare, no? O quantomeno Elsa. Magari Anna sta al piano di sotto. Però abbiamo l'inventario. Oh, ma io voglio sapere come si spaccano sti cosi. Ce li fa spaccare? No. Facciamo una cosa giusto per curiosità. Voglio andare solo a vedere un attimo. Intanto dove sto finendo? Sto finendo proprio in spiaggia. Quindi da qui. Dato che è un po' labirintica la questione. Dimmi che mi stai portando al castello, per favore. Grande. Ma ce l'avevamo praticamente di fianco, secondo me. Vabbè, sono scema io, scusate, perdonatemi. Voglio andare a vedere quanto ci costa la porta per concludere la puntata, perché sicuramente è durata parecchio. Mi sono abituato un po' ai tempi delle live, quindi automaticamente faccio un po' fatica adesso a valutare i tempi. Questa ci costa 4000 Dreamlight, ma io credo che tra domani e dopodomani, insomma, ci si possa anche essere arrivati ad avere 4000 Dreamlight, appunto perché mi piace svolgere le missioni quotidiane, queste cose qua, quindi aumentare tutte queste di cose sono cose che servono in generale per tutto, perciò. E poi volevo vedere invece quanto costava qui su, perché qui su secondo me costa molto di più. Ah no, costava solo 7000. Mica 11000. Noi abbiamo sbloccato tutto quanto di là. Per chi non avesse visto le live, vi faccio vedere che ho posizionato un po' di bauli, li ho creati, e poi ho posizionato un po' di bauli dappertutto. Qui dentro ci ho messo molto cibo. In quest'altro baule ci sono dei fiori. Vediamo se abbiamo la campanella blu. Sì, trasferisci, ma non tutte, grazie, una sola. Facciamogli il regalo. Non riesco a finire, vedete, è più forte di me, non riesco a finire. Voglio vedere più che altro se me lo conta come premio della Dreamlight. Guardate com'è felice. Facciamo qualcosa più tardi. Ok. Nemmeno io avrei. Ok, porta agli amici i loro regali preferiti. Perfetto. Bene, quindi altre Dreamlight. Ok, ok, ok. Perciò, poi ho il baule fuori per concludere, perché poi ci sono tutti gli altri, ma ripeto, se volete andare a vedere molto più dettagliatamente tra giorno e notte tutto quello che ho combinato, eccetera, eccetera, ci sono le live sul canale Viola e lì è tutto registrato in tutte queste giornate qua. Quindi ho registrato tutto quanto per appunto mantenere condiviso tutto quanto con voi. Intanto vi ringrazio per essere stati con me, avermi fatto compagnia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Mi raccomando, vi invito caldamente ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia e noi ci vediamo o domani in live o comunque alla prossima puntata. Buona serata a tutti, ciao ciao!